Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video di Gran Turismo 7. Inutile dire che mi sto mangiando questo gioco, ragazzi, sto giocando un sacco. Sono veramente innamorato alla follia di questo gioco, mi piace un botto. Non giocavo un Gran Turismo così, davvero, ai tempi di Gran Turismo 4 su PS2 o su PS1, non mi ricordo dove cazzo era. Mi sto divertendo un botto, gioco veramente ogni giorno, non c'è un giorno che non gioco, tranne quando sono andati offline i server e ho bestemmiato un sacco. Ho condiviso con voi la mia sciagura su Instagram. Mi fa piacere che nei direct molti di voi erano malati come me e stavano bestemmiando insieme a me perché non potevano giocare. Comunque quest'oggi vi voglio far vedere tutte le auto che ho modificato all'interno del gioco, e poi voglio far vedere così una piccola chicca che doveva assolutamente esserci all'interno di questo video per citare il mitico. Adesso vedrete di chi sto parlando. Allora, intanto piccolo recap generale: ho 760.000 crediti, raccogliere i crediti dopo l'ultimo aggiornamento è un dito in culo, però da un certo punto di vista meglio così perché è un po' più competitivo. Prima si farmavano crediti, raga, in una maniera incredibile. Prima farmavo tipo 1 milione di crediti, li farmavo tipo in 2 ore di gioco, una roba senza senso. Adesso per farne 500.000 già devi giochicchiare quelle 2 orette abbondanti. Ovviamente per procedere, per proseguire nel gioco, arrivato a un certo punto, raga, devi shoppare le macchine, chiaramente con i crediti che vi è a vincere. Devi upgradare le macchine se vuoi vincere le gare che vi è a fare. Quindi mettersi da parte dei crediti è un po' difficile, se devo essere sincero, un po' difficilotto. Anzi, questi li ho ottenuti giocando tutto ieri sera, perché avrei dovuto fare questo video oggi. Quindi ho raggruppato questi crediti e non ho fatto più niente. Dovrei andare avanti appunto con il campionato World GT, che è uno dei primi campionati importanti che vado a fare. Ho fatto tutti questi, tra cui sono finito sempre su oro e argento, tranne questo bronzo che, raga, questo mi ha fatto penare, proprio bestemmiato l'ira di Dio. Ho sbloccato tutte le località del gioco, da quel che so. Ho sbloccato anche i rally, fantastici. Sono a livello collezionista 25. Vi faccio vedere la mia auto di punta al momento. Vi faccio vedere che auto sto utilizzando spessissimo. Questa qui è la mia auto di punta che ho modificato da casa a fare schifo. È l'auto più modificata che ho. È una Camaro Chevrolet, chiaramente. Modificata, penso, da fare schifo. C'ha 949 cavalli, 766 punti prestazione. Ed è al momento l'auto effettivamente più prestante che ho. Vi devo dire. Ti devo dire. Vi devo dire. Vi devo dire. Vi devo dire. Ti devo dire. Che è davvero molto bella. Ora, non parlando delle modifiche meccaniche che ho fatto alle auto, guardiamo prettamente il lato estetico. Ho modificato quest'auto così perché mi piace un botto. Ho aggiunto delle varie chicche. Il colore, raga, è spettacolare. Sto colore, i fari oscurati così, è stupenda, è stupenda. Modificata in questa maniera è veramente figa, mi piace un botto. E sono delle modifiche molto basi. Tra l'altro è molto assettata, i cerchi più larghi, se non sbaglio da 20 pollici questi dovrebbero essere. E comunque l'ho modificata veramente bene, mi piace un sacco ed è una bomba, raga. Va troppo veloce sta macchina, veramente. Ci vedo un attimino le impostazioni dell'auto. Ancora mancano tutte le riduzioni del peso che non ho messo, perché non ne sento al momento la necessità. Con questa macchina vinco molte gare, quindi ancora non sento appunto la necessità di installare le riduzioni del peso. Non è un'auto con motore turbo, quindi non posso mettere l'antilag, non posso mettere turbo compressore. È bella per questa, raga. Va che è una bomba in aereo sta cazzo di macchina. Molto bella, molto bella, molto bella. Ora vi faccio vedere anche tutte le auto che ho. C'ho 73 auto, livello collezionista 24. Anzi 25, come ho detto prima. E c'ho un bel po' di auto, se devo essere sincero. Un bel po' di belle macchine. Il 95% di queste auto le ho praticamente tutte vinte facendo le missioni del GT Café. Praticamente facendo quelle missioni vi fa collezionare le auto, ve le fa vincere, vi fa fare un sacco di roba interessante. E non per forza dovete shoppare le auto. Le auto le dovete shoppare quando effettivamente andate a fare i campionati lì. È un po' più difficile farla con le auto stock, e lì dovete spendere un po' di soldini o comprare delle auto, ad esempio di categoria GR4 o GR3. Ad esempio io ho dovuto comprare quest'auto GR4 per fare un campionato che non riuscivo a fare con la Camaro. Nonostante sia di cavalleria inferiore, la VRX GR4 mi permetteva di avere una stabilità in curva, perché è un'auto proprio preparata alla pista, delle prestazioni niente male, e quindi riuscivo a vincere la gara. Chiaramente in allungo la Subaru non era ai confronti della Camaro, però con la Subaru sono riuscito a vincere. Non chiedetemi il motivo, ma si guidava meglio chiaramente. La Camaro, raga, è un toro che tu devi accelerare in allungo, va che è una bellezza e raggiungi tutti. Quindi la Camaro è la prima auto che ho modificato. La seconda auto che ho modificato particolarmente, anche un po' di prestazioni, non tantissimo qui di prestazioni, ho modificato questa Mercedes AMG GT, fighissima anche questa, ragazzi.
quest'auto io la amo, ragazzi. Se volete farmi felice, regalatemi quest'auto nella real life. Questa si guida da Dio, ragazzi. Si guida molto meglio della Camaro, che è tipo un toro impazzito. Questa è molto assettata, si guida molto bene in pista, gira benissimo ed è veramente top come auto. Le modifiche che ho fatto non mi ricordo quali sono. Sicuramente il sistema anti-lag, turbo compressore a regimi elevati, è una bomba. Tra l'altro l'eco è modificata perché ho modificato i cavalli per una gara, sicuramente, quindi c'ha 767 cavalli. La regolazione dell'eco è top, perché se dovete fare una gara che vi chiede punti prestazioni un po' più bassi, voi potete regolare la potenza della macchina e far cedere quell'auto a quel campionato. Fighissima sta roba. Come elaborazione motore ancora devo fare un bel po' di cose, come vi ho detto. Riduzione del peso non ce n'è, mancano un sacco di cose. Lo stile di gioco che attuo non è quello di modificare le auto su tutte subito, semplicemente le modifico quando ne sento la necessità, quando capisco che quell'auto non può competere con le altre in gara e quindi vado a modificarle, così metto crediti da parte e posso comprare magari auto un po' più lussuose e prestanti, sicuramente anche di serie. Quindi questa è la seconda auto che ho modificato, con questi cerchi stupendi, anche questa cerchi modificati, assettata. Spoilerino non messo, non mi piace, perché questa di serie ha lo spoilerino che si alza, è arrivato un tot di chilometri orari. Fighissima, ragazzi, questa macchina veramente veramente figa. Un'altra auto che ho modificato e mi piace un fottio, secondo me è l'auto più bella che ho fatto, tutte queste che ho fatto le ho fatte io con le mie manine, è questa Supra. Questa Supra è pure modificata, bella di prestazioni, ma esteticamente questa secondo me è l'auto più bella che ho fatto. Ora qui tutti mi diranno: bella sta BMW Z4, Sì, ok, va bene, condividono le parti, però è figa, raga, è veramente bella questa per come l'ho modificato. Ho messo dei cerchi BBS fighissimi, enormi, sono tipo da 21 pollici, bellissimo questo colore, poi stupendo, l'adoro. Contrasto rosso e nero con questo spoiler pure messo nel retro, molto figo, molto bello, mi piace un sacco. I cerchi così dovrebbe essere tipo una sorta di colore oro, questi cerchi qui in realtà sono gialli, non c'è il colore oro in questo gioco, o non l'ho trovato io, non lo so, però rendono bene. Oh, è tamarro in culo, ma a me mi piace, a me piace un sacco. E corre, raga, da fare schifo pure questa. Non mi ricordo cosa io ho messo qui di prestazione, ho messo ok, bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, sistema anti-lag, qui ancora non ne ho messo. Ah, non l'ho messo il sistema anti-lag. Ah, l'avevo messo, ok, il sistema anti-lag l'avevo messo. E probabilmente alcune cose sono tolte, perché appunto mi serviva per far accedere l'auto a determinati campionati, e quindi magari alcune cose le andavo a togliere, modificavo lo schema dell'auto in base alla gara che poi dovevo andare a fare, chiaramente. Però anche questa molto interessante, sicuramente può raggiungere qualche cavallo in più, ma sono sincero, non la uso più perché ho auto ben più prestanti, e quindi diciamo che l'ho utilizzata moltissimo. Infatti c'ha 346 km durante le prime fasi del gioco, perché quest'auto l'ho vinta facendo appunto una missione del GT Café, e poi l'ho ottenuta perché l'ho modificata un sacco. L'ultima auto che ho modificato e che adesso voglio continuare a modificare insieme a voi, e poi l'andremo a provare per strada. Ma tra l'altro l'altra sera, due o tre sere fa, ho comprato questa bestia, per poi scoprire che nella missione dopo del GT Café l'andavo a vincere. Quindi ho sprecato tipo 370.000 crediti a muzzo, perché poi nella missione dopo l'andavo a vincere. Volevo, penso, ammazzarmi, ma vabbè, è ormai andata pure questa, tanta roba. Una macchina che ho comprato, ragazzi, e che mi fa cagare, e lo dico con estrema tranquillità, è la Lamborghini Aventador, ragazzi. C'ha 750 cavalli, 665 punti prestazione, è una tra l'altro tra le prime che ho, tra le più alte, esatto. Raga, non gira, cioè vi giuro, non gira sta macchina. Va solo dritta, se dovete andare dritti è una bomba, ma non gira, è una merda, mi trovo malissimo, mi trovo veramente veramente male. Infatti non la uso mai, non l'ho nemmeno modificata più di tanto. Poi stavo dicendo, un'altra auto che ho modificato, ragazzi, è ovviamente l'iconica Skyline R34 GTR. E guardate qui che livree ho applicato. Spoiler, qui ho preso un design già bello che è fatto, preimpostato, e l'ho applicato sulla macchina. Però è la Skyline di Paul Walker, ragazzi. Vi giuro, mi vengono i brividi solo a guardarla. È fatta benissimo. Non so quale utente l'abbia fatta, ma è, penso, una delle robe più belle che esiste. È uguale identica a quella di Paul Walker, uguale identica a quella del film Too Fast Too Furious. Stupende. Voglio farvi notare un dettaglio della targa con scritto RIP Paul Walker. Cioè, raga, quest'auto è stupenda, è bellissima e meritava di essere all'interno della mia collezione. Poi ripeto, è fatta, raga, è perfetta, cioè non c'è un cazzo da dire, è stupenda questa macchina, veramente figa. Cosa che non ho fatto, quest'auto praticamente non l'ho modificata in nessuna delle sue parti. Quindi indovinate un po' cosa andremo a fare? Modifichiamo la macchina, chiaramente.
Quindi andiamo a shoppare, raga. Tutto quello che possiamo shoppare. Abbiamo 760.000 crediti da buttare su sta macchina. Andiamolo a fare immediatamente. Quindi andiamo a comprare tutto, tutto quello che possiamo comprare. E andiamo a buttare veramente i milioni su questa macchina. Che voglio diventi una bestia. Deve diventare una bestia, raga. Deve diventare una bestia. Ora, chiaramente, pian piano andiamo a comprando tutto da corsa. E voglio mettergli pure il NOS. Non ho mai comprato il NOS in nessuna delle mie auto. Non ho mai sentito la necessità di avere il NOS all'interno della macchina. Però adesso glielo voglio mettere, ragazzi. No, differenziale centrale di partitore di coppia. Mi sono scesi i pipì, cazzo. Vabbè, stavo comprando cose un po' a muzzo mentre parlavo. Effettivamente non sto guardando benissimo. Dopo andiamo a fare. Ok, da corse intanto medie. Ok. Poi, raga, andiamo a comprare il nitro. Costa 100k il nitro. Porco due. Non ho parole. Ah, i kit freddi in carboceramica li potevo comprare. Vabbè, non glieli metto. Tutto triangolo di sterzata, no. Ok, adesso andiamo in semicorsa. Che ci sono altre cose che possiamo comprare, se non sbaglio, che non ci sono. Tipo tutte le riduzioni del peso. Intanto siamo arrivati a 466 cavalli. Non penso possa andare oltre. Che computer sport. Ma non l'avevo comprato il computer sport, scusa. Corsa, no, visto il computer si compra computer personalizzabile. Ok, visto alcune cose, ad esempio, non ci sono e va comprato. Albero a gomiti da corsa. Turbocompressore a bassi regimi. Ok, l'andiamo a prendere pure. Cazzo, sto mettendo tutto, non me ne ho fatto un cazzo. Andiamo a mettere anche un albero a camme, chiaramente. Aumento all'esaggio con una modifica dall'ottimo rapporto costo efficace. Il primo passo è l'aumento di una cilindrata. Ragazzi, siamo a 746 cavalli. Cioè, non so se vi ricordate dove siamo partiti, Sto mettendo tutte le riduzioni del peso. Ragazzi, voi che quest'auto sia tipo De Cristo. Ma ci sto spendendo un delirio comunque, cioè, no senso. Penso di aver comprato tutto quello che potesse essere acquistabile in questa macchina. Siamo a 746 cavalli e forse è diventata adesso una delle auto più forti che ho. Ordina per punti prestazione. La seconda. Cazzo, quasi al pari della Camaro. Anche se punti prestazione poi comunque lascia il tempo che trovano. Allora, impostazioni auto. Allora, intanto possiamo andare a regolare l'altezza dal suolo, che la possiamo abbassare. In questo modo aumenta ulteriormente il tutto. Poi possiamo modificare un sacco di cose. Sistema anti-lag, chiaramente lo possiamo attivare. Intercooler da corsa, abbiamo messo tutto. Turbocompressore e bassi regimi. Regimi ultra elevati, chiaramente. Possiamo poi andare a comprare, decidere quale utilizzare. Abbiamo installato praticamente tutto. BL e pistoni in titanio forse non c'era come disponibilità. BL e pistoni in titanio, me la sono persa forse. Non c'è BL e pistoni in titanio, sapete? Non lo trovo. Forse si vince. Raga, fatto sta che adesso chiaramente andiamo a provare il mezzo. Andiamo a fare una garetta, così vediamo cosa possiamo fare. Una gara dove possiamo accedere con PP infiniti, chiaramente. E siccome stiamo guidando una Nissan Skyline, un'auto giapponese, chiaramente, raga, dobbiamo andare in Giappone, ovviamente. Quindi, signori, siamo al Tokyo Expressway. Raga, mamma mia, ci siamo. Guardate che bella, cazzo. E il nitro come si usa adesso? Ah, così. Ma no, vabbè, raga, cioè, già praticamente ho superato tutti. Raga, mamma mia che mezzo. Mamma mia che mezzo, raga. Cioè, così si mette il nitro e prende un po' di velocità. No, vabbè, è un aereo, raga. Cazzo, è un fottuto aereo col nitro. Aspetta che freno, se no mi impiccico al muro. Madre santa, raga, è no sense. È no sense, cazzo. È stupenda. È stupenda. La voglio fare sgommare un pochetto. Intanto andiamo di nitro, che si scarica veramente in modo lentissimo sto nitro. Ok, vediamo se qua mi sgomma. Oh, guardate come sculetta. Mamma mia. Ok, diamogli un colpetto. Vediamo se la riusciamo a fare mettere in traverso. Mamma mia, raga, stupenda. Ve lo giuro, stupenda. Devo capire se il nitro si ricarica. Ma non credo. Non credo proprio che si ricarica. Non credo minimamente. Guarda come si intraversa subito. Bellissima. Schiacci tutto l'acceleratore. E c'è talmente tanta coppia che sghidano le ruote, detto la palermitana. Ok, quindi il nitro non si ricarica. Quindi lo uso a non finire. Cioè, comunque fa prendere un po' di velocità alla macchina, Lo fa prendere. Qua lo scarico tutto che siamo nel rettilineo. Mamma mia, raga, che cosa spettacolare. Lo sto ancora usando il nitro, però è arrivata. 352 km/h è il massimo che riesco a fargli raggiungere. Cazzo. Il nitro lo sto usando anche parecchio. Freniamo perché sennò. Qua dei carboceramici ci stavano, non glielo ho messi, perdonatemi. Adesso, se io accelerassi tutto, praticamente mi parte il culo se non doso bene l'acceleratore. Succede questo. Mamma mia, che bella, raga, però veramente figa.
Wow, ok. No, 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 no. Hai visto? Se non dosi bene l'acceleratore, parte. Adesso vai di nitro. È finito il nitro, raga. Rifiniamo senza nitro se raggiunge la velocità massima. Dovrebbe, in teoria. Dovrebbe, anche senza l'aiuto del nitro. Sì, easy. Tra l'altro parava. Guardate la marmitta, quanto fiamme gli escono, grazie anche all'antilag e tutto. Cioè, ragazzi, fiamma, che una bellezza. Comunque, ragazzi, queste erano tutte le mie auto modificate. Non sono tantissime, chiaramente. Abbiamo modificato insieme la skyline di Paul Walker. Mamma mia, che bello, raga. Quindi, ragazzi, che dire? Io direi che per questo video possa essere tutto. Io spero che, come sempre, il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale altra auto potremmo modificare in onore di un qualcosa. Questa era in onore di Paul Walker, chiaramente, in onore di Fast and Furious. Mi piace un sacco che in questo gioco si possano modificare così bene le auto, si possono personalizzare a 360 gradi. Fatemi sapere che ne pensate qua sotto nei commenti. Niente, a un prossimo video di Gran Turismo.